latte materno, oltre alle vitamine, proteine, grassi e tutti gli altri componenti, contiene anticorpi che passano al bambino e che offrono quindi una base di salute insostituibile. Per cui, per quanto i latte artificiali riescono a imitare la composizione del latte materno, non possono sicuramente provvedere alla costruzione di anticorpi. È per questo che possiamo dire che il latte materno è l'unico alimento completo e naturale adatto al nostro cucciolo di uomo. Il latte materno, direi, è magico perché cambia la propria composizione per rispondere sempre ai bisogni del bambino, che cambiano continuamente. Quindi la composizione del latte materno cambia all'interno della stessa poppata, cambia di ora in ora, cambia di giorno in giorno. Nel senso, all'inizio della poppata il latte contiene molta acqua, quindi è il latte che disseta, mentre invece verso il termine della poppata il latte contiene più grassi, quindi quello è il latte che dà il senso di sazietà al neonato e lo fa crescere di peso. È per questo che magari d'estate vedremo un bambino che ci richiederà più spesso di essere attaccato al seno, ma farà brevi poppate perché ha bisogno soltanto di dissetarsi. Quando avrà fame, prolungherà la durata della poppata per poter prendere quella parte grassa del latte che lo renderà sazio. Nell'arco della giornata la composizione del latte cambia, per esempio di notte è maggiore la presenza di taurina, che è una sostanza che facilita la maturazione del sistema nervoso centrale del nostro bambino. Oppure, inoltre, possiamo dire che la composizione del latte materno della prima giornata di vita è diversa della composizione del latte materno di un bambino di 2 mesi. È per questo che è importante soddisfare sempre le richieste del bambino, perché il bambino è consapevole dei propri bisogni e sa sempre come soddisfarli. Quindi ogni volta che il bambino manda dei segnali di fame, rendiamo accessibile il nostro seno per lui. Il latte materno è privo di batteri, ha proprietà antinfettive e è sempre igienicamente adeguato alla giusta temperatura e pronto per l'uso, per cui direi che l'allattamento materno sicuramente è molto comodo per la mamma. Il latte materno presenta dei benefici sia per il bambino che per la mamma, ma anche per la società. Il bambino allattato al seno in un modo esclusivo è protetto dalle infezioni gastrointestinali, dalle infezioni respiratorie, dalle infezioni cutanee, modula il suo sistema immunitario, quindi vengono potenziate le vaccinazioni. Il bambino allattato al seno in un modo esclusivo è protetto dalle allergie, dal diabete giovanile, dall'obesità, viene ritardata o anche prevenuta la celiachia. L'allattamento al seno riduce anche il rischio di SIDS, che è la morte da culla, e vengono ridotti in un modo molto importante anche i problemi ortodontici, le otiti, perché diciamo la suzione al seno sviluppa in un modo migliore tutto l'assetto muscolare del viso. L'allattamento al seno presenta anche dei benefici per la mamma che sono evidenti già da subito dopo il parto, perché l'allattamento al seno determina le contrazioni dell'utero, quindi saranno minori le perdite ematiche e in questo modo viene prevenuta l'anemia del porperio, ma saranno prevenute anche le emorragie postpartum. L'allattamento al seno aiuta a recuperare velocemente il peso forma della mamma, protegge dai tumori della sfera riproduttiva, quindi dai tumori della mammella e dai tumori delle ovaie, aiuta a prevenire l'osteoporosi e rafforza la sua autostima, perché la mamma capace di rispondere ai bisogni del proprio figlio avrà più fiducia nelle proprie capacità e quindi questa attività antagonizza la depressione postpartum. L'allattamento al seno presenta anche dei vantaggi psicologici. Perché? Perché va da sé che la mamma che allatta il suo bambino al seno ha un maggiore contatto, quindi lo guarda di più, lo accarezza, lo conosce e quindi l'attaccamento psicologico tra mamma e bambino viene favorito. Il bambino che sta molto a contatto col corpo di mamma è un bambino che piange di meno, quindi stressa di meno la famiglia,
ma soprattutto si è visto che nel tempo il bambino allattato al seno ha meno possibilità di essere maltrattato ed abbandonato. I vantaggi per la società sono molti. Il primo è di ordine ecologico, possiamo dire che l'allattamento al seno è ecologicamente corretto perché per la sua produzione non vengono impiegate fonti di energia inquinante, non viene richiesta lo smaltimento di nessun tipo di rifiuto e non costa nulla la sua produzione. Vengono ridotti anche i costi familiari, chiaramente, vengono ridotti i costi sanitari perché se è vero che l'allattamento al seno sostiene la salute del neonato, farà di lui anche un adulto più sano, per cui che costerà di meno nel sistema sanitario nazionale. Ha anche dei vantaggi sociali perché, diciamo, sostenendo la salute del neonato, sarà diminuito anche l'assenteismo dal lavoro dei genitori che sarebbero stati altrimenti costretti ad assistere un bambino malato a casa. Il vantaggio della salute dell'allattamento al seno chiaramente è dose dipendente, più la mamma allatta e più questi vantaggi vengono amplificati, ed è per questo motivo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNICEF raccomandano di cominciare l'allattamento entro la prima ora di vita del neonato, di allattare in un modo esclusivo per i primi 6 mesi di vita il bambino e che la quota lattea sia sempre rappresentata da latte materno. E sarebbe importante continuare l'allattamento materno fino al secondo anno di vita del bambino o comunque finché mamma e bambino lo desiderano. Questo perché il valore nutritivo del latte materno non viene mai perso, anche nel secondo anno di vita. Allattare al seno non significa soltanto alimentare il proprio bambino, ma significa anche nutrirlo di calore e di amore, e quindi possiamo dire che l'allattamento al seno risponde a tutti i bisogni primari del nostro cucciolo.